Gentili amici di Caffè 24, ben ritrovati alla nostra consueta striscia serale dedicata allo sport. Partiamo come sempre parlando di Bianco Scudati Padova, perché si sta avvicinando una domenica importantissima, potrebbe essere addirittura la domenica della svolta, perché mentre i Bianco Scudati ospiteranno in casa la Sacilese, una formazione piuttosto agguerrita, anzi la prima che ha battuto i Bianco Scudati nel girone di andata, dall'altra parte ci sarà l'Alto Vicentino impegnato in trasferta a Belluno, e proprio dai bellunesi il Padova potrebbe ricevere un gradito regalo. Quindi si sta avvicinando il momento del trionfo, non vogliamo ovviamente anticipare i tempi, però proprio questo ha chiesto Stefano Volpe al capitano del momento dei biancoscudati, Davide Sentinelli. Davide Sentinelli, partiamo dall'emozione di indossare la fascia di capitano biancoscudata che hai avuto in queste ultime tre partite. Sì, l'emozione è grandissima. Uscire dal tunnel come capitano e poter rappresentare la squadra, la città è qualcosa di indescrivibile. È successo in altre occasioni, devo ringraziare Marco. No, scherzo. È bello, molto bello. Essere il capitano di una società così gloriosa è sicuramente un grosso vanto per me o per qualsiasi giocatore. Credo anche Marco viva le stesse emozioni domenica dopo domenica. In più mi dà la possibilità di poter reclamare con l'arbitro un po' di più, e questo non guasta mai. Quindi è quello che ti piace fare? No, non mi piace, però a volte credo serva, perché gli arbitri spesso e volentieri perdono un pochetto la cognizione della partita, non capiscono l'importanza a volte delle gare, quindi c'è bisogno anche che i giocatori si facciano sentire. A volte esagero, questo per caratteristiche, per carisma, non entro in trance in partita, quindi a volte non riesco a fermarmi, però credo che riesco sempre a tenere il limite. Quindi ripeto, sono contentissimo, domenica spero di ridare la fascia a Marco, perché è un giocatore che a noi mancava tanto, è mancato, anche se i risultati hanno detto il contrario, ma lui in campo si fa sentire come giocatore, ma anche come uomo, una persona, un collante tra noi, tra tutti noi, che seguiamo a menadito, qualsiasi cosa lui dice la squadra è lì pronta a farlo, quindi speriamo che domenica possa rindossare la fascia a lui. Sì, tu hai parlato insomma che ogni tanto devi protestare proprio per questo motivo. Se dobbiamo trovare un piccolo difetto, ed è difficile, a questa squadra, è quella che magari c'è un pochino di nervosismo, forse anche perché sentite che il momento sta avvicinando. Ma io ho sentito più volte questo discorso di nervosismo, non credo che sia un fatto di nervosismo, bensì di carisma. Questa squadra ha carisma da vendere, ha carattere, vuole vincere tutte le partite a tutti i costi, e lo dimostra facendo gol nei primi minuti. Quindi credo che a volte sembra una squadra nervosa, ma secondo me è una squadra che sta sul pezzo. Ormai sono 10 partite che questa squadra ha cambiato marcia e nessuno riesce a tenere questo ritmo. Quindi non credo sia nervosismo, ma bensì voglia di vincere questo campionato il prima possibile. E con la Sacilese obbligatori 3 punti, e magari il Belluno può farvi anche un piccolo regalo. Sì, se viene un regalo ben venga, vorrebbe dire allungare ancora di più, stare più tranquilli, soprattutto chi è fuori che aspetta con ansia questo ritorno in Lega Pro. La cosa importante per noi è continuare a vincere, continuare a dimostrare di essere più forti e fare quello che il mister ci sta chiedendo da 10 partite a questa parte, cambiando marcia. Il mister è anche più contento, i risultati si vedono, prendiamo meno gol, subiamo di meno, facciamo lo stesso gol, abbiamo trovato una quadratura importante, e questo credo che sia il segreto perché questa squadra non ha perso punti da gennaio a oggi. Appuntamento a proposito del Padova, domenica allo stadio Euganeo, ore 15 contro la Sacilese. Ricordiamo che all'andata fu la prima squadra che batté la formazione di Carmine Parlato. Poi dall'altra parte interessante la sfida fra Belluno e Alto Vicentino. Adesso voltiamo pagina, parliamo di Serie B, perché il Cittadella è ripiombato nelle zone basse della classifica, sembrava aver superato tutti i suoi problemi, e invece all'improvviso la squadra allenata da Claudio Foscarini ha perso a Latina nel turno pre-pasquale, una partita persa davvero in malo modo che ha fatto anche arrabbiare il tecnico, e adesso quindi il Cittadella deve riprendere punti da in altro modo, a cominciare già da sabato, quando ospiterà in casa addirittura la capolista Carpi. È davvero un impegno proibitivo, però ovviamente la Cittadella ci ha abituato a tanti risvolti e soprattutto a tante sorprese. Abbiamo fatto un po' il punto del campionato della Cittadella in questo servizio.
Lo dicevamo giusto appunto settimana scorsa, questo Cittadella è destinato a farci soffrire sino alla fine e quando pensi che i momenti cupi siano finiti, eccoti di nuovo ricacciato nella mischia, nell'inferno, nel girone dei dannati. A Latina, ottimo primo tempo, squadra in vantaggio, nella ripresa la catastrofe. Un autogol di Signorini, non giocava da 3 mesi, spiana la strada ai laziali che prendono coraggio e si portano via i 3 punti. 3 punti d'oro che rilanciano proprio i nerazzurri di Giuliano e rimettono in crisi i granata di Foscarini. Il tecnico di Riese Pio X non l'ha presa tanto bene, anzi, come si dice, non l'ha digerita per niente, visto che poi i risultati prepasquali della Serie B sono tutti a sfavore del Cittadella. Vincono quasi tutte le dirette concorrenti, perde solo il Città. Insomma, siamo al punto da capo, tanto lavoro per nulla, tanti sforzi per riprendere quota gettati via in 45 minuti, giocati da ingenui principianti. E come non bastasse, chi ti tocca tra 2 giorni? La capolista. Al tombolato sabato arriva il Carpi, che dall'inizio di stagione sta dominando il campionato, che proprio adesso sta vivendo il suo momento di forma straordinario, avendo battuto tutte le avversarie per la promozione. Vittoria a Vicenza e Bologna strapazzato con un secco 3-0, 12 punti di vantaggio sulla seconda e addirittura 15 sulla terza. Proprio ora un avversario così non ci voleva, ma da questo pazzo Cittadella ci si può attendere di tutto, anche la grande sorpresa. Infine vogliamo occuparci di Tonazzo Pallavolo perché è terminata la regular season del campionato di A1 di volley e quindi ha fatto un po' il punto del campionato della formazione bianconera il palleggiatore Santiago Orduna, lo sentiamo. Purtroppo c'è una partita che noi sicuramente volevamo fare per fare bene, per rifarci un po' di quello che è successo all'andata, che secondo me abbiamo giocato la peggior partita della stagione. Però anche se siamo partiti molto, molto bene, molto determinati, poi per una quantità importante di errori nostri ci siamo fatti recuperare e abbiamo perso il primo set ai vantaggi e dopo con l'andamento della gara così non siamo riusciti a rimettere la testa in gara per almeno fare una miglior prestazione. Comunque si può dire che la stagione nel suo complesso è andata positiva in quello che doveva essere l'obiettivo di non stare nelle ultime 2 posizioni della classifica. Sì, allora è una sicuramente una situazione positiva perché non siamo arrivati negli ultimi 2 posti, però da come è andata penso che abbiamo lasciato parecchi punti per strada. Sicuramente 6-7 punti più in classifica potevamo avere tranquillamente. Dipende da noi, cioè, o dipendeva da noi riuscire a fare meglio quelle partite che contavano di più per fare qualcosa in più e muovere un po' di più la classifica, però siamo contenti a metà, diciamo. Adesso si fa un po' di riposo, ma neanche tanto perché ci si continuerà comunque ad allenare, no? Sì, adesso penso che abbiamo una settimana per stare tranquilli a casa e poi ricominceremo gli allenamenti, quelli che rimangono qua, cioè quelli che stiamo a Padova, continueremo ad allenare penso per un po' di tempo in più, per continuare a muoversi, per continuare a stare fisicamente bene per la prossima stagione. Senti, ultimissima cosa, la scena più bella che ti ricordi di questa stagione, di una giocata, di qualcosa, e quella invece che ricordi meno volentieri? Vabbè, meno volentieri sicuramente 2, cioè iniziamo per quello così chiudiamo in bellezza. C'è la partita che abbiamo perso con Ravenna in casa, il terzo set, e la partita con Monza in casa. Poi come più bella sicuramente è stata la prima partita che abbiamo vinto contro Molfetta in casa, con Garghi in campo, è stata molto bella. Poi azioni belle tante, però in mente non mi viene. L'ultimo punto contro Piacenza, dopo la difesa di Balasso, è stato... ha chiuso Gianotti, questa è stata bella. Grazie. Grazie a te. È il momento adesso di collegarci con la nostra redazione di Porto Gruaro, dove i colleghi si occupano della pagina sportiva del Veneto Orientale.
Grazie, apriamo con il ciclismo e con la presentazione avvenuta ieri sera presso la sede municipale di Concordia Sagittaria dell'edizione 2015 della Gran Fondo di Mountain Bike Valle Zignago Laguna di Caorle, organizzata dalla Sagitta Bike in programma domenica 19 aprile. Una competizione che è una tappa del Friuli MTB Challenge e del Veneto MTB Tour, nonché anche campionato italiano delle polizie municipali. L'idea quest'anno era quella di realizzare un percorso che andasse bene sia per l'attività agonistica che per coloro che invece volevano realizzare un percorso ciclabile, un'ecopedalata a tutti gli effetti, quindi non agonisti. Detto questo, il problema era di riuscire a gestire il percorso nel suo insieme. E ci siamo sostanzialmente riusciti, 52 chilometri e l'attività meramente agonistica, mentre circa 30 chilometri l'ecopedalata. Ci sono dei percorsi che riguarderanno dei boschi, tipo il Bosco delle Lame, dei single track recuperati in zone agricole. Poi passeremo attraverso il bosco Viola 1 e Viola 2 e poi ci porteremo nella bellissima Valle Zignago che ci viene concessa per l'occasione, per poi rientrare al centro di Concordia attraverso una serie di strade poderali e attraversamenti di campi che ci sono stati appunto autorizzati dai proprietari locali. Da 6 mesi stiamo lavorando a questo progetto con l'aiuto delle associazioni locali e di molti amici della Sagitta Bike che ci stanno aiutando e che ci aiuteranno anche il giorno della gara. E ci sarà una testimonial d'eccezione all'inaugurazione della 9ª edizione delle Convittiadi che avranno luogo sabato a Bibione. A fare da testimonial sarà la plurimedagliata Beatrice Ovio, tedofora alle Paralimpiadi di Londra 2012, vincitrice della Coppa del Mondo di scherma paralimpica ad Hong Kong, medaglia d'oro ai campionati italiani paralimpici del 2012 e anche oro ai mondiali di scherma Under 17 e campionessa europea di fioretto individuale a squadra nel 2014. Parliamo adesso di basket, vigilia di gara 2 degli ottavi di finale playoff per la pallacanestro Portogruaro che dovrà affrontare appunto questa sfida con Monfalcone, Granata obbligati a vincere dopo aver perso la gara d'andata. Umberto Visentin ha le idee piuttosto chiare. Siamo prossimi a gara 2, dobbiamo vincerla perché vogliamo andare avanti, abbiamo lavorato tanto durante l'anno, abbiamo fatto fatica. E non vogliamo lasciarci sfuggire questa occasione per toglierci di soddisfazioni personali e dare anche soddisfazione alla società. All'andata avete dimostrato che è alla vostra portata. Sì, all'andata abbiamo perso il finale, eravamo sopra a fine primo tempo, dopo il secondo tempo abbiamo fatto fatica a fare canestro. Loro hanno un ottimo giocatore che ha fatto la differenza con 4 tiri da 3 veramente mortiferi. Dobbiamo stringere di più le maglie in difesa. Sarà difficile, ma dobbiamo vincere. Dopo la conferenza di apertura e presentazione del progetto tenutasi il 15 dicembre 2012 all'Hotel Crown Plaza di Padova ed una serie di successivi appuntamenti, il progetto regionale Il ruolo dello sport Veneto nel panorama nazionale, ideato da CONI Veneto e Scuola dello Sport con Regione Veneto, in collaborazione con Studio Ghiretti e Associati, giunge alla tappa conclusiva con il convegno finale, ospitato all'Auditorium Santa Margherita dell'Università Ca' Foscari di Venezia, sabato 11 aprile. L'obiettivo dell'osservatorio regionale è stato quello di mettere in evidenza le peculiarità dello sport veneto, prendendo in considerazione non soltanto gli aspetti legati alla larga pratica, al valore sociale e culturale che esso comporta, ai grandi risultati ottenuti dagli atleti veneti, ma anche a quelli correlati alla sua dimensione economica, alla ricaduta sul territorio, allo sviluppo del turismo sportivo, alle ricadute positive legate all'abbattimento dei costi in ambito sanitario, in ambito sociale, relativamente alle opportunità di inclusione e integrazione.
Questa tappa conclusiva si avvale di un'importante sinergia con l'Università Ca' Foscari di Venezia che ospiterà la conferenza. Sarà presentato il libro con i dati dell'intero progetto triennale che definisce lo stato dell'arte e traccia le linee di sviluppo per il futuro dello sport non soltanto Veneto ma dell'intero territorio nazionale. Ed era questa la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, a domani. La linea può tornare alla redazione di Padova. È tutto anche qui da Padova, anche per questa sera. L'appuntamento è rinviato domani alle 19.40 come sempre per l'ultima edizione settimanale. Parleremo ovviamente approfonditamente dell'impegno di domenica, quello che vedrà biancoscudati impegnati in casa contro la Sacilese. Poi voglio ricordarvi che tornerà anche D-Day domenica sera sempre qui su Caffè 24, sempre alle 19.45 con i gol in anteprima, gli highlight e le interviste dalla sala stampa. Con questo è tutto. Ci vediamo domani sera per l'ultima edizione settimanale. Buona serata.